Buongiorno viaggiatori, bentornati. Bentornati qui a Santa Maria di Leuca. Castrignano al capo, o del capo al capo. Ci sono delle zanzare. Bentornati qui a Leuca. Oggi 26 dicembre, abbiamo dormito in questo piccolo parcheggio, ovviamente deserto, qui sulla costa che porta dietro. Qui c'è Santa Maria di Leuca, davanti a noi c'è un mare stupendo, notte super 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 tranquilla. Ora ci facciamo una colazione, poi oggi volevamo fare un paio di trekking, abbiamo visto in zona, c'è questa grotta della poesia, sembra che si chiami, e volevamo vedere se riusciamo a fare un piccolo trekking alla Grotta della Poesia, eh? Sì. Grotta della Poesia e percorso, no, trekking delle cipolle. Sentiero delle cipolle, no. Cipogliane. Sentiero delle cipogliane, una roba del genere. E vediamo, potrebbe essere carino. Caramas è qua con noi. Super in forma, abbiamo già messo un po' il pannello stamattina, non che ce ne fosse bisogno, ma insomma dagli è sempre un aiuto al pannello che abbiamo sopra, che prende poco sole in questo periodo di sole basso, non fa mai male. Che dire, niente, inizia questo 26 dicembre, questa discesa verso la primavera, verso l'estate. È lunga, però c'è questa cosa che dopo Natale sembra tutto più vicino, più facile, anche il cambio di stagione, non lo so, c'è un'atmosfera nuova con la fine dell'anno e l'inizio del nuovo, non so, questa è una cosa che ci portiamo un po' da un po' da tempo. E, ok, ci vediamo dopo. Siamo ancora in tema natalizio, ovviamente. Ci sta. La nostra immancabile moca, che ormai non riusciamo più a bere nessun altro caffè se non quello della moca, della nostra moca. No, è esagerato. Buona colazione. Grazie. La nostra colazione ultimamente è caffè e biscotti. Per un sacco di tempo abbiamo mangiato yogurt e cereali alla mattina. Adesso sono un po' di mesi che siamo passati ai biscotti. Cambio colazione. Non so se è un cimicercolo visto volare. Sicuro. Non so se anche qualcuno di voi ha mai sperimentato il periodo dei cimici in camper. Bellissimo. Ovviamente adesso in teoria è un po' passato questo periodo, la stagione del cimice, ma il fatto è che noi ce ne troviamo ancora ogni tanto quando apriamo i cassetti, soprattutto anche l'altro giorno ho tirato fuori delle cose dal gabone sulle sedie, c'erano tutti dei cimici infilati là dentro. Beh, tipo stanno là, si intanano, stanno là al freschetto, dormono. Boh, un insetto strano, non lo capisco tanto. Vabbè, non che vada capito. Bene, siamo pronti. Salutiamo Marina di qualcosa. Non lo so. Finocchiette? No, aspetta. Marina di Finelchi è buona. No, non mi piace anche. C'è anche dall'altra parte. Sì. Comunque, direzione Sentiero delle Cipogliane. Andiamo a vedere se è sufficientemente rivolto ad ovest per avere un po' di sole, perché ovviamente fare i trekking lato est adesso con l'ombra non è proprio simpatico, nel senso che c'è una bella giornata di sole, meglio sfruttarla. Felloniche, Marina di Felloniche. Marina di Felloniche, che sembra un po' Follonica. Esatto. Follonica. Andiamo.
volta a sinistra, poi sarai arrivato a destinazione. Ah, a sinistra proprio qui? Lui dice che inizia qua il sentiero, però forse là. Vediamo. Ah, questo è un parcheggino. Dove però? Parcheggino che... Guarda, c'è il tizio che sta andando via. Abortito, perché purtroppo non c'è posto per parcheggiare Garamas, la strada è stretta, c'è solo un piccolo parcheggino di un ristorante, ma non c'era spazio, c'era troppa gente, quindi ci riproviamo magari in settimana, sperando che domani forse potrebbe essere. Magari dobbiamo provare a venire qua la mattina un po' prima, adesso ormai sono già le 11, forse un po' tardi. E niente, quindi andiamo in spiaggia? Sì, perché cioè, non a caso anche questo trekking stavolta non è andata, perché noi siamo quelli delle seconde possibilità. Questo ormai io ce l'ho abbastanza chiaro. La prima volta non va mai bene quasi niente, seconda volta, sempre la seconda volta. Quindi viva le seconde possibilità. Sentiamo più, però forse perché qua siamo dentro solo con i piedi. Abbiamo provato il mare delle Maldive del Salento ed è molto freddo, decisamente molto freddo. Oddio. Allora, come vedete, l'idea di andare al mare qua è bellissimo, ma sta avanzando. Sembra maggio, tipo. Sta avanzando la famosa supercellula. Esatto. La famosa supercellula di cui abbiamo sentito tanto parlare. Ecco. Eccola. Quindi ma chissà, andiamo a togliere il pannello, andiamo a rifugiarci un po' dentro, perché sì, ci vediamo proprio da qua, perché se sì, inizia a piovere forte c'è un pantano. Ah, giusto. Perché sì, secondo me a brevissimo tempo, 10-15 minuti, arriverà un po' un casino. Io l'unica cosa che spero è che non arrivi il vento e l'uragano come abbiamo già passato in Corsica 2 anni fa. E vediamo, speriamo bene. Viaggiatori belli, allora, stiamo cercando di rincorrere un po' il sole, ci siamo fermati qui a Leuca e proviamo a fare 2 passi qui al paese, vediamo se troviamo anche qualcosa da mangiare. La giornata per il momento è ancora buona qua, ci sono queste nuvole che stanno arrivando, vediamo. Lì che piscinetta, non è che voglia di bagno, ma è rimasta proprio appesa. Domani. Sì, tra l'altro qua mettiamo bello fino a giovedì adesso. Faro che non abbiamo visto, ma che andremo a vedere. C'è Caramas. Quanto è bellina, i vasetti, guarda che armonia. Dobbiamo farli centrati però i portavasi, cavolo. No, però veramente, dai, oh, simmetrici. Thank you.
chilometri. Beh, facciamo tutto, no? Tra l'altro l'altra volta quando siamo stati all'Euca non avevamo fatto tutte queste cose. Vogliamo provare ad arrivare al faro. Eh sì, sarà una bella scalinata. Facciamo un po' di workout anche oggi. Amici, ci apprestiamo a fare questa simpatica scalinata, che è solo un primo pezzo, per poi farne un altro e arrivare su al faro. Quanti gradini sono? 294. 294 gradini. Chissà se a stomaco vuoto praticamente, eh? Chissà se ci pentiremo di questa scelta oppure no. Forse sì. È bella sta colonna, però. Sembra una colonna romana. Bella questa cartina fatta di placche di tufo, non so come sia. Credo che in assoluto sia stato meglio così, farla senza sole, perché parli come se l'avessimo già fatta. No. Ah, qui c'è pure il presepe di cartapesta. No, di carta. Raga, abbastanza tosta. 280. Sono botto. Estrema, tacco d'Italia, da un lato lo Ionio, dall'altro l'Adriatico. Chilometro zero. Costa Adriatica, di là la Grecia, l'Albania, e di qua lo Ionio. Calabria, Sicilia. Dritto per dritto giù di là potrebbe esserci la Turchia, in fondo là o di là. Ragazzi, che dire, siamo arrivati alla fine dell'Italia, siamo arrivati alla fine del viaggio. No. Tutto finisce qui, grazie per essere stati con noi in questi mesi, in queste settimane. Il viaggio in Italia è finito, speriamo vi sia piaciuto. Non è vero, sto scherzando. Anzi, il viaggio è appena iniziato, non solo in Italia ma
ci sono ancora un sacco di posti che vogliamo vedere, ne parlavamo prima, la Grecia, il nord Europa, ci sono ancora tante avventure da fare. Ti sei arrabbiata? No, sto ascoltando. Ora andiamo a cercare qualcosa da mangiare perché la situazione si sta facendo un po' complicata. Sempre per quella cosa che quando Fede ha fame tutto il resto scompare. Ciao. Com'è la tua? Capocollo, stracciatella, pomodori bisecchi e verrugola. Bomba. Io vegetariana. Piccola pausa al bar del porto. Quanto ci voleva? Ci voleva proprio perché avevamo una fame allucinante. Gigante. Ci siamo mangiati due pucce, io una puccia vegetariana, stranamente. Fede carnivora. Fede carnivora con il capocollo di Martina Franca e la burrata. Stracciatella. Pomodorini secchi e rucola pure. Madonna, che non è... quando ho assaggiato quel pezzo era pieno di pomodoro secco colorino. Era veramente buona. E... quindi se passate di qua, consigliamo, davanti al porto, carino, con un bel patio, locale molto bello, fronte mare. Poi torniamo su Caramas, però prima facciamo una piccola tappa a... come si chiama? A prendere un pasticciotto probabilmente, sì, se troviamo aperto, perché il pasticciotto ancora non l'abbiamo rimangiato da quando siamo arrivati, quando siamo tornati, quindi riarrivati. Quindi rifacciamo il pottile al contrario, andiamo a vedere se c'è aperto qualcosa che ci possa dare un paio di pasticciotti. Ciao ragazzi, ho trovato il pasticciotto. Questo ciotto da re. Buonissimo. Tutta vita. Allora, adesso ci riprendiamo Caramas. Ci spostiamo sulla scogliera Lavanti. Ci andiamo a vedere un bel tramonto che con queste nuvole, secondo me stasera ci sarà un bello spettacolo. Farà una bella esplosione di colori. Adesso e... ci sto ridendo dopo aver mangiato. Fede è proprio tronfia di pasticciotto. Godereccia più non posso. Puccia e pasticciotto. Puccia e pasticciotto, doppia P, raga. Come dice Franchino, potrebbe essere una cosa... Scusa, ma stavo dicendo, ma hanno spostato Caramas, hanno spostato... Sembra che stia più avanti, come prospettiva. Ah, sì. Eccolo là. Vabbè, no, invece è giusto. Andiamo a farci una tisanina calda, magari. Aspettando il tramonto, aspettando la sera. Poi stasera c'è questa cosa del Fuoco di Natale. Fuoco di Natale. A Gagliano del Capo, che non sappiamo se andare o no, perché pare essere un evento abbastanza particolare. Bruciano una specie di struttura di legno. Ma no, non si sa. Non si capisce, perché abbiamo visto una fissione. Abbiamo visto una fissione in strada, però non abbiamo capito se... Insomma, rispetto a quello che c'è scritto su internet ci sono degli orari discordanti e quindi non si è capito se effettivamente ci sarà questa cosa oppure no. E poi anche le foto, cioè c'è qualche foto che indica che bruciano tipo un'architettura, non lo so, altri un semplice fuoco, quindi... E altri ci stanno fuochi d'artificio, quindi boh... potrebbe essere valida qualsiasi cosa. Probabilmente prende varie sfumature questa, a seconda delle stagioni, forse. Ah, gatti. Gatti. C'è un gatto masso davanti a Caramas, ma che bello. Gatto bello, tra l'altro, bellissimo. Ciao Micio. Che carino. Sta bucando. Ovviamente abbiamo mangiato adesso un pasticciotto a testa, ma ne abbiamo presi altri 4 per i prossimi giorni.
Altri sei? No, quattro, no. Sono quattro, ah, e sì, due... Esagerato.